Ad agosto è uscito il disco di Travis Scott, Nicki e anche Mac Miller, no? Mac Miller se ne parla ultimamente per quello che è successo, un ragazzo trovato nella sua stanza, defunto. Ma la cosa che mi chiedo io, quando succedono queste cose, è colpa della fama, delle droghe oppure dello scenario del rap? Cioè di quello che c'è attorno al rap, quindi tu sei un personaggio dell'hip hop e quindi devi avere una determinata attitudine. Ma allora di tutti e tre gli elementi che hai detto, più una componente fondamentale che è la persona. Chiaramente ci sono persone estremamente sensibili, come immagino, non ho mai conosciuto, però si capiva dai testi, dal modo in cui si poneva sui social network, eccetera. Ma ovviamente quando succede una cosa così eclatante, disastrosa, i fattori che influiscono sono parecchi, anche l'origine, il tipo di... Per esempio ho letto che lui era un bambino che prendeva Ritalin, no? Che è un medicamento... L'Adderall. Adesso vanno molto per i bambini iperattivi. Adesso vanno molto come droghe anche. Ma è drammatico, io credo che sia il metodo migliore per crescere dei dipendenti. Perché comunque appena hai un problema c'è la pastiglia. Ah, okay, okay. Lui era uno di questi ragazzini cresciuti, magari molto esuberanti, e però adesso vengono trattati. Quindi ecco, per rispondere alla tua domanda, credo che sia molto complesso entrare, non si può dare la colpa all'overdose che è stata poi in realtà, no, il chiodo nella bara. Poi c'è questa cosa che per me è la roba più trash dei giorni nostri, che è questo bullismo cibernetico, no? Vero, sì. Perché sì. Lui, avendo avuto questa storia con questa celebrity, sì, di cui chiaramente era rimasto, diciamo, parecchio scottato, certo. E allora tutti i fan suoi hanno attaccato lei dicendo tu hai ucciso, cioè terribile. Sono cose anche qualcuno gravi. Qualcuno sotto casa sua pure. Terribile. Chissà sì, questa sì. Poverina cosa sta vivendo, cioè è una cosa incredibile, perché poi è una lapidazione collettiva, appena c'è la percezione che tu hai sbagliato, allora tutti a rimproverarti, sì. Tu basta, tu, io figurati, 100 volte l'ho vissuta, però io magari me ne sbatto un po', però penso anche a una ragazza, anche uno molto sensibile, è grave. Questo è il più grande effetto collaterale dei social media, penso.